Esce oggi ufficialmente il mio terzo libro, Alla scoperta della Terra di Mezzo. Il libro esce per Fede Cultura, la casa editrice per cui lavoro e di cui sono il caporedattore. A differenza dei due volumi che l'hanno preceduto, leggiamo insieme Il Signore degli Anelli e leggiamo insieme L'Hobbit, questo Alla scoperta della Terra di Mezzo non è una guida alla lettura capitolo per capitolo di un libro di Tolkien, quindi non è un leggiamo insieme il Silmarillion come molti si sarebbero aspettati. Si tratta semplicemente di una miscellanea di articoli, di tematiche che ho trattato nel corso dei miei video su questo canale, oppure per qualche conferenza a cui sono stato invitato. Ho cercato di metterle tutte insieme e di trovare un filo comune. E alla fine l'ho trovato, e cioè il rapporto tra il mondo primario e il mondo secondario all'interno delle opere di Tolkien. Ma non solo, anche il fantastico come chiave per affrontare la realtà che ci circonda. E la Terra di Mezzo come mondo compiuto è un universo perfettamente esplorabile. Ed è per questo che il volume si chiama Alla scoperta della Terra di Mezzo. E quindi questo concetto di fondo, il rapporto tra mondo primario e mondo secondario, e la Terra di Mezzo come mondo secondario perfettamente compiuto ed esplorabile, ha un legame diretto con gli ambiti che forse interessavano maggiormente a Tolkien in quanto linguista e filologo, cioè quello delle lingue, il linguaggio, i linguaggi inventati da Tolkien nel suo mondo secondario, e quindi le parole e i nomi, che sono elementi fondamentali perché contengono al loro interno delle storie. E proprio qui, a mio avviso, si vede il principale rapporto tra il mondo primario e il mondo secondario. È una concezione fondamentale questa del leggendario tolkieniano che lo stesso Tolkien ha espresso nel suo famoso saggio sulle fiabe. E non è un caso che questo mio libro cominci proprio con un capitolo su questo saggio sulle fiabe. È la concezione fondamentale di Tolkien che vede mito e linguaggio come inestricabilmente collegati. Non esiste una lingua che non contenga al suo interno delle storie, il mito, e non esiste mito o una storia senza una lingua che è in grado di raccontarlo. E questo lo vediamo anche nel gioco metanarrativo e metafilologico che sta dietro il leggendario tolkieniano, e cioè l'idea della tradizione, della traduzione, dell'infinito gioco di compilatori di queste opere, di chi ha scritto Il Signore degli Anelli, L'Hobbit, il Silmarillion, il punto di vista utilizzato attraverso tutta una serie di curatori fittizi, di traduttori, di mediatori, di testimonianze mediate, di pseudo-Biblia e di mappe inventate o copiate. Insomma, Tolkien è stato in grado di consegnarci un libro che nella sua finzione metanarrativa proviene dal passato ed è arrivato a noi nella nostra contemporaneità rispettando le vere leggi della critica testuale e della tradizione manoscritta. E ovviamente il rapporto tra mondo primario e mondo secondario riguarda anche le lingue, perché noi vediamo che Tolkien, da linguista e filologo, è riuscito a creare tutta una serie di lingue da lui inventate nel mondo secondario e a tradurle attraverso i suoi compilatori, attraverso i suoi curatori dei testi, utilizzando le parole provenienti dalle lingue del nostro mondo primario, cioè quelle lingue che lo stesso Tolkien amava e studiava e che poi sono le lingue antiche, l'antico inglese, il norreno, le lingue germaniche, insomma, anche nei nomi, Tolkien è riuscito a rispettare questo suo principio di base. Tutti i nomi raccontano una storia. Ed è per questo che in questo mio libro è così importante anche la nuova traduzione del Signore degli Anelli, che diciamocelo, è stato anche uno degli eventi più importanti degli ultimi anni dal punto di vista tolkieniano. Una traduzione, quella di Ottavio Fatica, che purtroppo è stata rifiutata da molti. Ancora oggi c'è gente che nei commenti ai miei video scrive che Fatica
ha rovinato l'opera di Tolkien, che ha realizzato un'opera cialtronesca, che ha fatto una traduzione orribile, che è un maledetto narcisista, che ha rovinato la traduzione originale così poetica e bella, quella di Vittoria Aliata, e che questa traduzione nasconderebbe in realtà un grande complotto pluto, demo, giudaico, massonico, maoista per mettere le mani della sinistra sull'opera di Tolkien. Invece, secondo me, la nuova traduzione di Fatica, lo ribadisco per l'ennesima volta, ci fa capire meglio come Tolkien pensava e come Tolkien ragionava, cioè da filologo, partendo dagli etimi e dalle lingue che lui amava e studiava, riplasmando la sua materia di studio, cioè la filologia e le saghe norrene, le saghe nordiche medievali. E questa traduzione ci ha permesso anche per la prima volta di scoprire veramente come Tolkien scriveva. E per la prima volta questa traduzione ci ha fatto rendere conto di come Tolkien scriveva, del suo personale stile fatto di arcaismi e di parole spesso prese nella loro quarta accezione, con veri e propri versi poetici nascosti all'interno della sua prosa, che poi per il resto rispecchia invece uno stile medio. Tutte queste cose fanno del Signore degli Anelli in originale un'opera non così facile da leggere, perché non è facile nemmeno per un inglese, figuriamoci per un italiano non avvezzo a tutte le sfumature di una lingua straniera. E quindi anche per tutte le citazioni testuali che sono all'interno di questo mio libro mi sono avvalso della traduzione di Fatica, perché da una parte la ritengo semplicemente migliore rispetto alla vecchia e come mi prendo tutta la responsabilità di quello che dico, e dall'altra invece questa traduzione è utile per il ragionamento che ho seguito nella stesura dei vari capitoli e che è alla base poi del libro, il rapporto del mondo primario e del mondo secondario. E quindi, proprio a proposito delle ispirazioni di Tolkien, delle fonti da cui lui attingeva, cioè il patrimonio delle saghe nordiche e della letteratura medievale, ho pensato di realizzare un capitolo che prende in esame proprio queste influenze. Quindi l'Edda nordica, la canzone dei Nibelunghi, cioè la leggenda di Sigurd e Gudrun, il Beowulf anglosassone, il Kalevala finnico e il ciclo arturiano, quindi la storia di Eratù e dei Cavalieri della Tavola Rotonda e il Sir Gawain, il Cavaliere Verde. E questo perché esistono degli elementi presenti nella letteratura del mondo reale, del mondo primario, che sono finiti dritti dritti nel mondo secondario, ma non semplicemente in scala 1 a 1, perché Tolkien non lo fa mai. Queste fonti sono state tutte riplasmate nella scrittura tolkieniana attraverso quel processo di riscrittura creativa di cui parla Tom Shippey e che ha fatto sì che tutte le fonti portino i personaggi e le tematiche tolkieniane a essere delle riscritture, delle evoluzioni delle fonti. Quindi, per l'ennesima volta, ricordo che se Aragorn in qualche modo può essere stato ispirato dalla figura di Re Artù oppure del Beowulf, nel leggendario tolkieniano è Aragorn, un personaggio perfettamente compiuto che si muove all'interno del mondo della Terra di Mezzo, attraverso quelle dinamiche, attraverso quelle leggi che Tolkien ha pensato. E la stessa cosa si può dire anche di Gandalf, le cui ispirazioni sono chiaramente l'Odino della tradizione scandinava, il mago Merlino delle saghe arturiane, il Vainamoinen del Kalevala finnico, ma poi Gandalf vive come Istaro, come mago all'interno del mondo della Terra di Mezzo. E oltretutto è un Maia, un'intelligenza angelica di tipo minore che si è incarnato. E soprattutto, nonostante tutte queste citazioni, Tolkien non è mai un citazionista, cioè chiunque può leggere le sue storie ed entrare nella Terra di Mezzo senza per questo dover conoscere necessariamente le fonti di partenza. Ma ci sono anche altri elementi provenienti dal mondo primario che sono finiti nel mondo secondario, come per esempio l'esperienza maturata da Tolkien durante la Prima Guerra Mondiale, quando partecipò al Carnaio della Somme. Questo non significa che tutta l'opera tolkieniana va letta in base a quell'esperienza o come allegoria della Grande Guerra, ma
ma è indubbio che senza quell'evento noi non avremmo mai avuto il Signore degli Anelli, per esempio. Visto che tutta la riflessione sulla guerra e l'eroismo permea l'opera tolkieniana e deriva proprio da quella immane tragedia che è stata la Prima Guerra Mondiale. Non si tratta di una rappresentazione di quell'esperienza, ma di un'assimilazione, per usare le parole di Brian Rosbury all'interno del suo libro Tolkien, un fenomeno culturale. Cioè Tolkien ha assimilato e inserito nelle sue opere eventi e istanze tipici della storia del Novecento e in questo si può parlare quindi di modernità all'interno di Tolkien. Tolkien non è un autore passatista, nostalgico, cantore di un passato ormai irrimediabilmente perduto, ma un autore che a suo modo, attraverso le sue peculiarità, è in dialogo con la contemporaneità e i suoi problemi. E per questo lancia anche un importante messaggio antimilitarista che gli deriva proprio dalla sua esperienza nella Prima Guerra Mondiale. Quindi, sempre sulla base di questo concetto dell'assimilazione, ho cercato di mettere in luce che la Terra di Mezzo non è una semplice rappresentazione in scala 1 a 1 di eventi che sono avvenuti nella storia dell'Europa. Generalmente si pensa che Tolkien parli di un'ambientazione medievale o medievaleggiante, che lui stesso abbia cercato di creare un altro medioevo, quello che maggiormente veniva incontro al suo gusto di scrittore e anche di lettore. Ma in realtà le cose non stanno così. La Terra di Mezzo non è semplicemente una trasposizione fantasy dell'Europa medievale, ma è una realtà diastorica, che presenta al proprio interno tutta una serie di elementi sincretici che traggono ispirazione da diversi momenti della storia delle popolazioni del mondo primario, cioè il nostro. Si pensi per esempio ai primitivi Druidai del capo Gamburigan, oppure ai Rohirrim, che sono riconducibili agli anglosassoni dell'Alto Medioevo. Anche se poi vanno a cavallo, cosa che gli anglosassoni non facevano. Oppure pensiamo ai carradori, delle truppe di incursione, Easterlings, cioè proveniente dall'Oriente, si parla di umani, che sono di ispirazione unna, ma anche greca classica. Ma prendiamo anche i Numenoreani, che apparentemente sono degli scandinavi che vivono in uno scenario atlantideo, quindi mediterraneo, ma poi si vestono come degli egiziani e hanno un rapporto nei confronti della morte con il culto dei morti che è molto simile a quello degli egiziani, ma si parla di caratteristiche culturali, perché poi invece dal punto di vista della religione Tolkien dice che sono seguaci di un monoteismo stile ebraico-cristiano. Ed è per questo che mi sono permesso di muovere in un caso una critica alla traduzione di fatica relativamente all'utilizzo della parola cavallini al posto di pony, in quanto fatica ha voluto escludere la parola pony dalla traduzione in italiano, in quanto cosa troppo estranea all'ambiente medievale, che permea tutto il libro. I pony sarebbero una razza estranea al vecchio mondo e quindi sarebbero un controsenso da inserire. Ma sebbene il termine cavallino sia del tutto lecito e anche convincente come resa, in realtà dimostra che Fatica, per come la vedo io, non ha colto fino in fondo questo aspetto della natura diastorica del leggendario tolkieniano. Nella Terra di Mezzo può esistere anche una razza di cavalli proveniente da un'epoca successiva a quella medievale. E questo carattere diastorico della Terra di Mezzo la si vede anche in un altro ambito che ho cercato di affrontare, che mi è molto caro, come quello del sogno, il reame onirico, come il sogno si presenta ai vari personaggi nel corso della narrazione, nell'Hobbit e soprattutto nel Signore degli Anelli. Anche in questo caso il sogno, che per Tolkien equivale alla possibilità di viaggiare nello spazio e nel tempo, in vari luoghi e in diverse epoche, nel passato, nel presente, nel futuro, vedendo eventi che sono stati, che avvengono da qualche altra parte nel mondo o che avverranno in futuro come vera e propria preveggenza,
prevede la compresenza di diverse concezioni del sogno così come le troviamo all'interno della storia dell'umanità, partendo dall'antichità e arrivando alla modernità e passando per il Medioevo. Quindi sogno come profezia inviato dalla divinità o da qualche creatura soprannaturale, come pensavano gli antichi. E sogno come prodotto di elementi fisici e psichici, come invece pensano i moderni. Ancora una volta il mondo secondario di Tolkien si fonda sul mondo primario, ma non ne dipende e quindi in ultima analisi ne risulta differente. Poi altri contenuti del libro riguardano l'aspetto degli elfi con particolare riferimento al colore dei loro capelli, a cosa si deve intendere per magia all'interno dell'opera di Tolkien, cioè come differisce la magia degli elfi, per esempio, dalla magia dell'Oscuro Signore oppure dalla magia portata dagli Anelli del Potere, e gli Anelli del Potere sono alla base di un altro capitolo che ragiona nello specifico sulle qualità e le caratteristiche di ogni anello, cioè gli Anelli degli Elfi, gli Anelli degli Uomini, un po' gli Anelli dei Nani e l'unico anello, quello di Sauron, con speciale riferimento alla concezione del potere, cosa Tolkien pensava del potere, quale fosse la sua posizione e anche la sua avversione nei confronti di questa problematica. Ma mi sono posto anche delle problematiche relative ai nani, al funzionamento dei palantiri, al destino degli istari, al vero aspetto di Gandalf o alla natura dello sbiadimento a cui va incontro Galadriel. E quindi delle questioni più personali, come l'ostilità che Tolkien provava nei confronti dei gatti, oppure quella che provava nei confronti di Walt Disney e del suo famosissimo film Biancaneve e i Sette Nani. Per citare un altro famosissimo autore che ha lavorato sull'immaginario e che si è messo a riscrivere le fiabe nel corso del XX secolo. E approfondimento dopo approfondimento sarà possibile arrivare anche al disvelamento, per come la vedo io, del personaggio più misterioso in assoluto, e cioè Tom Bombadil. A chi è? A cosa fa? Perché esiste? Perché si trova in quel momento, in quel preciso luogo della Terra di Mezzo? E soprattutto, qual è la sua relazione con il tema del potere? E avanzo anche una mia personalissima interpretazione. E infine c'è anche una sezione dedicata ai cattivi della Terra di Mezzo, a Morgoth, a Sauron, alle differenze tra i due, ma poi ai draghi. Non potevo esimermi dal parlare dei draghi. Io amo i draghi, sono le mie creature preferite in assoluto. Nell'opera di Tolkien sono sempre malvagi e soprattutto Tolkien diceva che il drago è la creatura che maggiormente richiama subito alla nostra mente il mondo secondario, e per questo ci tenevo ad avere l'immagine di un drago in copertina e ovviamente ad affrontarli, soprattutto per i due principali, quelli che parlano, quelli di cui abbiamo così tante descrizioni da parte di Tolkien, e cioè Glaurung e Smaug. È una sezione che io ritengo molto importante dedicata agli orchi, al problema degli orchi nella Terra di Mezzo, in tutto il leggendario tolkieniano. Perché anche gli orchi presentano delle ambiguità a livello di creazione, comportamento e destino che lo stesso Tolkien non è riuscito a risolvere. Gli orchi rappresentano un problema irrisolto a tutti gli effetti. Non si sa nemmeno da dove vengano, se siano effetto della corruzione degli uomini o degli elfi. Non si sa come si riproducono, però si sa che si riproducono. Hanno dei figli, sembrano non avere libero arbitrio, ma poi si scopre dalla Nature of Middle-earth che i terribili orchi delle tribù dell'est si sono ribellati e opposti niente meno che a Sauron, perché non lo ritenevano degno. E ho cercato di riflettere a proposito degli orchi su un particolare spesso sottovalutato, cioè la natura della loro lingua e l'importanza del fatto che la loro lingua è fatta di parole rubate da altre lingue e che quindi in tutto quello che dicono non c'è assolutamente verità.
Infine c'è una breve carrellata di alcuni personaggi minori, ma non per questo li ho affrontati in maniera superficiale, che si configurano all'interno dell'economia del leggendario tolkieniano come quei personaggi che sono magari secondari, piccoli, poco considerati, ma le cui decisioni sono fondamentali per il buon esito della vicenda e soprattutto permettono la realizzazione del grande piano provvidenziale che passa attraverso le libere scelte degli individui. Un'ulteriore prova dell'importanza di quegli eroi piccoli e improbabili, di cui gli Hobbit sono i massimi esempi, che possono cambiare la storia del mondo grazie al loro libero arbitrio. Rispetto agli altri due libri, leggiamo insieme Il Signore degli Anelli, leggiamo insieme L'Hobbit, questo La scoperta della Terra di Mezzo presenta una novità. Ha un apparato di note che si rifanno non solo ai testi di Tolkien, e mi riferisco al Signore degli Anelli, L'Hobbit, il Silmarillion, i racconti incompiuti, ma anche tutti i vari volumi della History, sia quelli già pubblicati in italiano, sia quelli in inglese, ma anche a tutti quegli studi che vedono coinvolti principalmente gli studiosi membri dell'associazione Studi Tolkieniani, l'AIST, che io ho sempre guardato come un faro nella notte degli studi tolkieniani, oltre che i maggiori studiosi internazionali. Quindi accanto a Tom Shippey e Verlyn Flieger troverete ampi riferimenti alle opere di Claudio Antonio Testi, che ringrazio perché ha scritto anche la prefazione, Wu Ming 4, Roberto Arduini, oppure chi, come Lorenzo Gammarelli e Norbert Spina, hanno contribuito al dibattito e alla conoscenza tolkieniana scrivendo dei meravigliosi articoli online sul sito dell'AIST. Ci tengo a sottolineare ancora una volta che in questo libro, come nei due precedenti, non troverete alcun accenno a letture fideistiche all'interno dell'opera di Tolkien. Io non sono un apologeta, perché la cosa non mi interessa affatto. Alla base della mia attività di divulgatore ho sempre posto l'idea che Tolkien non è un filosofo, un teologo, un catechista, non scriveva sussidi della fede e non voleva fare della sua narrativa un calco del magistero pontificio. Tolkien era un cattolico e anche un cattolico d'acciaio. Anch'io sono un cattolico, però non penso che la sua fede vada ricercata là dove la maggior parte delle persone pensa di trovarla. E il bello è anche questo: Tolkien sorprende sempre, fa scoprire sempre qualcosa di nuovo, a patto però di non volerlo leggere con la Bibbia in mano.